Visione, cambiare il modo di vedere, progettare il futuro, nuovi scenari tra arte e scienza. Tomas Saraceno, artista, dialoga con Yael Lubin, biologa, Armando Massarenti, filosofo, e Marinella Paderni, critico d'arte. Coordina il professor Riccardo Panattoni. Bene, apriamo questa quarta sezione, diciamo così, dove abbiamo queste quattro declinazioni che tengono però tuttavia, come dire, insieme il tema del cambiare, anche se appunto questa sezione proprio mette in gioco un aspetto molto importante legato anche alla fotografia, che è proprio la visione, cambiare il modo di vedere, e quindi il rapporto che può nascere in questo cambiamento dello sguardo tra la scienza, l'arte. Però io non voglio come dire, prolungare, vi ringrazio, nonostante il tempo, di essere qui con noi. E voglio lasciare subito la parola a Marinella Paderni, perché poi questo momento nasce da una sua idea, e quindi è bene che chi ha avuto questa intuizione anche poi svolga il proprio ruolo. E quindi lascio subito la parola a Marinella per presentarci come è organizzato questo momento e i tipi di contributi che avremo. Buongiorno, buongiorno. Anzitutto vi ringrazio di essere qui, di aver sfidato questo tempo veramente inclemente. Pensavamo, noi tutti pensavamo che steste a casa, tranquilli nelle vostre case, sui vostri divani. Quindi grazie di essere qua con noi. E Thomas non è la prima volta che è qui presente a Reggio Emilia, in realtà l'avevamo invitato nel 2008 allo Spazio Gerra per un progetto che si chiamava We Have a Dream, dove insieme ad un altro artista lui ha presentato una delle sue installazioni legate ad una sua visionarietà che riflette sulla sostenibilità dell'ambiente del futuro. Thomas è Saraceno, appunto, è un artista argentino che ha iniziato la metà degli anni 2000 progettando queste installazioni che sono tra l'arte e l'architettura, che sono delle installazioni di solito di grandi, anche grandissime dimensioni. Ne abbiamo avuto un esempio nel 2009 alla Biennale di Venezia, dove ha costruito una metafora, potremmo chiamarla proprio una metafora visiva, ma soprattutto esperienziale, cioè dove le persone potevano fare esperienza di questi micro e macrocosmi che lui ha costruito, che richiamano la formazione delle prime galassie del nostro universo e che richiamano il modello di costruzione da parte di alcuni ragni, di cui ci parlerà poi la biologa Yael Lubin, esperta in ecologia del comportamento animale, soprattutto di quelle specie di animali che sono sociali, che vivono appunto in gruppo. Ecco, in questa installazione alla Biennale di Venezia, Thomas Saraceno ci ha praticamente proiettato in un altro mondo, in un mondo appunto molto più vicino all'universo, dove noi abbiamo visto il macro e il micro fusi insieme. Cosa significa? Era una composizione appunto di questi disegni di ragnatele che costruivano dei piccoli mondi dove le persone, per poterli vedere, soprattutto per poter passare da un ambiente all'altro, ci dovevano entrare, chinarsi, spostarsi, cioè entrare far proprio parte di una specie di proiezione tridimensionale del nostro cosmo. Ho fatto questa premessa anche di Reggio Emilia, poi passo la parola a Thomas, perché in quella mostra Thomas presentò una chicca, che è un lavoro suo molto particolare, che è un lavoro tra l'altro fotografico, che ben si relaziona appunto con il nostro
tema che cambiare del Festival di Fotografia. In queste fotografie, che erano una serie di 5 piccole fotografie in bianco e nero, si vedeva da lontano, entrando nella sala, un paesaggio appunto che sembrava la rappresentazione di una costellazione. Pian piano che si avvicinava questa costellazione, si trasformava in una fotografia aerea notturna delle nostre città, ma la cosa sorprendente è che, arrivandoci di fronte, in realtà scoprivamo che erano delle macrofotografie di ragnatele in cui i punti luminosi erano in realtà delle gocce di rugiada. Quindi erano fotografie che Thomas aveva scattato a queste ragnatele dove si erano depositate queste gocce, e lì si vede, senza neanche troppe spiegazioni, proprio questa similitudine, questa comparazione che si rifà poi alla teoria dei frattali, che c'è appunto tra le strutture della natura e il nostro costruire il mondo. Ecco, io vorrei passare la parola un attimo a Thomas per raccontarci del suo rapporto con la scienza, che poi è questo nostro possibile futuro, questa nostra nuova visione del mondo. Grazie Marinella, grazie per l'invito. C'era questa cosa che non sapevo se parlare in italiano o in inglese, quindi forse faccio metà quando se mi complica. I switch to English. No, io pensavo forse passo delle immagini. Vado svelto perché non volevo parlare di questo, ma forse solo accenno, perché mi sono un po' perso, stavo cercando di ricapitolare, di vedere come riuscivo a entrare in questa cosa della fotografia, no? E forse era questa cosa come dell'impossibilità di fare una fotografia, quindi sempre, forse questo è anche il principio di come comincia il progetto, anche di poter visualizzare questa origine dell'universo, no? E di poter piazzarsi in qualche senso, in qualche momento. E forse parlare di questa fotografia è proprio quello che non è su quella fotografia, che è il momento che vorrei scattare la fotografia in futuro, che è durante la sera, no? Di sera. È il Salar de Uyuni, è una delle superfici più piatte dove si riflette esattamente il cielo sotto. Quindi una cosa molto, molto bella è che quando... no, tutte le stelle si riflettono e quindi cammini quasi sulle stelle, quindi quando c'è questo ripple effect, no? Quando Stepan e Tri Maria, tutto il cosmo come vibra, no? E allora c'è questa forse questo è il passo forse di introduzione anche per capire un po' questa relazione con i ragni, no? Che riescono a percepire lo spazio-tempo attraverso le vibrazioni, no? E forse come noi sentiamo, no? Il timpano anche è aria che vibra, che arriva a noi attraverso di una vibrazione, no? E anche dopo con Yele, tutta questa cercare di andare un po' più in approfondimento di questa percezione di possibilità di vedere lo spazio. Ma una delle, forse delle, come ha detto Marinella Paderni, una delle cose che un punto di entrata per questa passione di guardare come più attentamente queste costruzioni fatte dai ragni, sempre le persone quando mi parlano mi dicono: ma cosa sei appassionato dei ragni? Io sempre dico: sono appassionato delle ragnatele, no? Questa è una cosa che sempre mi piace molto. È basato su questo Millennium Simulation, no? The Max Planck Institute ha fatto nel 2001, hanno cominciato questo pool di scientists a fare una cosa che si chiama la simulazione del millennio, no? Del Millennium Simulation. E una delle cose che loro sempre cercano di spiegare o di parlare è questa idea di... Loro sempre parlano del cosmic web, no? Di una cosa come l'analogia più vicina che hanno trovato per cercare di formare, di spiegare queste formazioni di galassie in filamenti, e attraverso dell'analogia che trovano sempre è più similare a three-dimensional spider web, no? È molto similare a una costruzione di un ragno che fa ragnatele tridimensionali. C'è una differenziazione che dopo con Yale possiamo condividere, ma una cosa che molte volte gli scienziati usano è le ragnatele fanno ragnatele bidimensionali
e dopo ci sono i ragni che fanno ragnatele tridimensionali. È una classificazione non troppo scientifica, però le utilizzano molti. Quindi la tridimensionale hanno molte variazioni, diciamo, in vari piani. Quelle bidimensionali è più quel loro web, no? Quella cosa molto più simile. Allora, una delle cose che quando mi hanno invitato alla Biennale di Venezia era di dire, vabbè, come riusciamo a... E quando ho ricevuto l'invito ho detto, vabbè, allora quello che facciamo, costruiamo un modello... Vediamo se arriviamo in qualche momento. Beh, queste sono prove prima che avrete visto della Biennale. C'è un'altra passione sul Space Elevator. Posso andare avanti? Scusate che non è troppo in ordine. Ma volevo forse mettermi nel momento che arriva il ragno allo studio. Uppa. I'm sorry. Delle foto che Marinella raccontava prima, ecco, una delle cose che prima abbiamo fatto è parlare a Peter Jäger del Senckenberg Museum, un altro arachnologo specialista, e ci ha consigliato di prendere una vedova nera, che questa vedova nera è un ragno che lui pensava che sarebbe adatto per fare questa installazione. Allora abbiamo comprato la vedova nera. E dopo l'idea era dire, cerchiamo di fare una scansione, no? Stavo cercando di ricapitolare, forse di arrivare a questa idea della fotografia, no? della difficoltà di poter misurare o poter vedere com'è questo ragnatela tridimensionale. Quello che ci siamo resi conto, e abbiamo cominciato a lavorare con un sacco di scientifici, che nessuno nel mondo, fino a un paio di anni fa che abbiamo realizzato questo in cooperazione con altri istituti, aveva riuscito a capire le proprietà emergenti, non hanno potuto dire a poter misurare una ragnatela in tre dimensioni. Già solo per fare una foto di una ragnatela è molto complicata, perché è così sottile, è mille volte lo spessore di un millimetro, quindi è una cosa molto difficile. Allora abbiamo provato un sacco di metodi, no? Un computer tomography scan ci hanno prestato, dopo abbiamo cominciato a parlare con Samuel Chockel, un altro arachnologo di University of Basel, e tutti i metodi e tutte le macchine che esistono per poter misurare questa ragnatela tridimensionale non esistono, non esiste una macchina, diciamo, non esiste nessun metodo per lo quale tu puoi dopo... tipo disegnare nel computer tridimensionalmente questa specie di ragnatela. Allora, quello che abbiamo fatto, abbiamo contattato, un giorno era con questa scatola, la Biennale di Venezia si veniva sopra, quella, diciamo, l'opera di Venezia era una cosa che era come un anticipo di un lavoro che volevamo fare, perché non ci siamo trovati con un sacco di impegni che non potevamo risolvere in quel tempo. È un progetto questo che è durato 2 anni, che è stato dopo realizzato a Bonniers in Stockholm. Allora, quello che abbiamo fatto molto semplicemente è con un laser illuminare il cubo dove c'è dentro la ragnatela. E con questo metodo, eccolo qui, dopo abbiamo mosso il laser ogni 5 mm e abbiamo contattato l'Istituto di Fotogrammetria Tecnica all'University in Darmstadt, dove loro con 2 camere in simultaneo facevano una foto di questa intersezione del laser con la ragnatela, prendevi tutti i punti di intersezione e facevi come una scansione manuale, no? Questo è un lavoro tipo, sono stati 5 architetti durante 3 mesi, la scansione è durata anche quasi mezzo anno, quindi è stato un lavoro molto 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 lungo. Dopo avevi tutti questi specie di frammenti, no? E dopo bisognava connettarli e dopo cominciavi a ricostruire questa specie di ragnatela, no? Allora, una volta che avevamo avuto tutta questa informazione digitale, l'idea era dopo costruirla in una forma tridimensionale, e allora dopo anche abbastanza complicato, no? Adesso dovete vedere. Lì è il momento che si vede, no? Che una cosa bidimensionale che è proiettata sul pavimento, sulla terra, con tutti i punti, come si alzano i punti, cominciano a essere in forma tridimensionale. Una cosa che anche dopo, forse è divertente, anche quando Bruno Latour cerca di stabilire un dialogo anche con Actor Network Theory, è una cosa molto, molto che cerchiamo di essere molto precisi, di dire questa cosa della bifurcazione, no? Quando un filo si apre in 2, dopo si apre in 3, dopo si apre in 4 e così via. Quanto è la tensione che devi mettere a una di quelle corde perché tutti i nodi in qualche senso rimangono nella posizione precisa? Quindi era quasi come... c'è come una specie di interdipendenza tra una cosa e l'altra, e cercare di costruire qualcosa su quel senso.
Dopo un po' per arrivare esattamente al. Quella è la costruzione, no? Questa è una vedova nera in scala 1,72, in realtà. Dopo, queste lettere e cose, ci sono state 4 scientific paper fatti da amici aracnologhi e collaboratori per i quali abbiamo fatto questa produzione. Dopo abbiamo anche pensato adesso con Gilles Clément, che è uno scienziato che fa un sacco di esperimenti, di portare cose nell'International Space Station. E allora quando lui si è reso conto che avevamo inventato un sistema per scannerizzare ragni in 3 dimensioni, ci ha detto: perché non facciamo questa prova nell'International Space Station? Allora abbiamo scritto un paper assieme per vedere come i ragni potrebbero fare una ragnatela in 3 dimensioni. Allora questo è come il punto che abbiamo lavorato in passato. E dopo recentemente, una cosa che io non sapevo, abbiamo scoperto un po' in studio che fuori da Among, tra 40.000 ragni che esistono, che sono stati scoperti fino adesso dall'uomo, 20 di essi hanno una capacità di essere sociali. Quindi la maggioria sono solitari, altri sono semisociali e quasi sociali, e ci sono dei ragni che sono veramente sociali. Per essere sociali ci sono delle caratteristiche, dopo cominciare a leggere, tipo è come una cosa molto appassionante, che un universo nuovo che si mi apriva su questa idea di come costruire queste ragnatele. E uno degli esperimenti che dopo alla fine abbiamo cominciato a dialogare con Yael, dopo Adrian è andato in Israele, abbiamo portato dei ragni semisociali, sitofore, era cercare di costruire, e questi gli ultimi esperimenti che abbiamo fatto, che forse dopo arrivo a qualche fotografia, ma non importa, dopo forse Yael anche nello studio a Francoforte. Ma quello che facciamo adesso ultimamente è dire, mettiamo per esempio un ragno solitario dentro una scatola, questa ragna, perché normalmente quelle che lavorano di più sono le femmine, gli uomini sono quasi irrilevanti anche in relazione alla dimensione. Allora c'è questa ragna che fa questa ragnatela, dopo solitaria, dopo mettiamo fuori questa ragnatela e mettiamo dentro un altro ragno che fa una ragnatela semisociale o sociale. Allora è questa costruzione di, ma non allo stesso tempo, no? Sono in 2 tempi differenti. Allora quello che vedi è insomma come ragnatele che non vedi mai in natura, o molto raramente un ragno costruisce una ragnatela sull'altro ragno, perché ognuno più o meno sceglie il suo posto differente. Allora era questa cosa di cercare di costruire una specie di nuovo ibrido di ragnatela fatta da differenti gradi di sociabilità da differenti ragni, no? E allora dopo, oggi dialogando con Yael, no, era questa cosa, no, di Edward Wilson, la persona che ha inventato il termine di biodiversità. Una delle domande che lui sempre si porre, dice: perché è così raro anche nel mondo animale che solo pochi specimen, specie, hanno raggiunto questo grado di sociabilità, no? E allora dice, è quasi fare una cosa che è molto bella, anche che mi sembra di, che io perlomeno godo di vederle, perlomeno quello che cerchiamo di fare per adesso è vedere questa costruzione, vederla riflessa in questa costruzione di questa ragnatela unica fatta da differenti gradi di sociabilità di differenti specie che normalmente non lo vedi. Da lì dopo tutti i discorsi con Yael, che forse non so in che momento, ma forse Yael ci racconta un po' e dopo andiamo avanti con la conversazione. Sì. Adesso Yael Lubin, appunto, ve la presento. È una dei massimi esperti appunto di aracnologia, sono anni e anni, insegna all'università in Israele ed ha studiato appunto l'ecologia del comportamento animale di diverse specie, in particolare degli insetti e soprattutto dei ragni. E la cosa interessante è proprio quello che lei ci potrà aprire, cioè far conoscere nello specifico alcuni aspetti molto curiosi che poi ci aiutano a capire anche meglio perché poi Thomas Araceno sente la necessità di
dialogare con l'arte, con la scienza e soprattutto con certi scienziati, proprio per poter, riprendendo quello che dicevi adesso tu, rispetto a questo nuovo progetto, creare una composizione ibrida di diversi modelli naturali e poterlo riflettere a livello appunto sociale, come utopia sociale, nel nostro presente, per poter appunto anche generare nuovi modelli sociali umani invece. Adesso vi passo appunto, lascio la parola a Yael. Thank you very much, Marinella. Thank grazie you, mille Marinella, grazie mille Tomas, grazie per l'invito a venire qui a Reggio Emilia. Cercherò di articolare la mia presentazione su tre punti principali. Il primo riguarda il fatto che per un biologo il cambiamento, che è il tema di quest'anno del Festival Fotografia Europea, bene, per un biologo il cambiamento significa evoluzione tramite selezione naturale. Il secondo punto che voglio sviluppare nel mio intervento riguarda il fatto che la forma e soprattutto la funzione sono, per così dire, le materie prime della selezione e della evoluzione. Il terzo punto, che è stato citato anche da Tomas e anche da Marinella, riguarda la biodiversità, che rappresenta la molteplicità degli organismi nelle loro forme, rappresenta un potenziale di evoluzione e quindi indirettamente cambiamento. Quindi questi sono i tre messaggi principali che vorrei comunicarvi oggi. Quindi vorrei mostrarvi innanzitutto questa bellissima ragnatela sulla sinistra, che avrebbe potuto forse ispirare qualche lavoro di Tomas, qualche opera d'arte, non so se lo ha ispirato, ma questa è una ragnatela che appunto di solito un ragno costruisce quando ha delle uova. Vedete il ragno al centro e vedete appunto che il ragno costruisce intorno alle uova questa bellissima costruzione. E credo che questa potrebbe essere una fonte di ispirazione. Questa è un'immagine che avete già visto, rappresenta appunto la rappresentazione di Tomasa di questa ragnatela di una vedova nera in 3D. Qui vedete la forma completa, però devo anche dirvi che in realtà è capovolta. Mi dispiace Tomas, ma è capovolta. Ecco, e vi dirò esattamente perché questo dettaglio è così importante, anche per un biologo, è come sia importante mostrarla nella sua corretta rappresentazione, perché la struttura della ragnatela ha una struttura e la funzione è proprio il fatto che questi fili verticali che si collegano al suolo hanno una copertura filamentosa molto appiccicosa che crea appunto un collegamento, e c'è poi un punto di collegamento con il suolo, così che l'insetto può appunto camminarvi sopra, e soprattutto è una fonte di intrappolamento di insetti, di prede, e questi filamenti hanno una tensione particolare che fa sì che una volta catturata la preda non possa più liberarsi, anzi venga come appesa, e che anzi il ragno senta le vibrazioni del movimento generato dalla preda che cerca di liberarsi, e quindi in un certo senso la tira su come una canna da pesca. E questa struttura quindi è molto importante, e capite bene, proprio per questa funzione predatoria. Qui vedete appunto un ragno, una specie del deserto, non la specie studiata da Tomas, e a causa della struttura della ragnatela questo ragno può appunto catturare prede che sono anche più grandi, 3, 4 fino a 5 volte della sua dimensione. È proprio come una rete da pesca. Un'altra cosa importante dei ragni è anche la struttura anche di alcune ragnatele, che possono anche avere delle parti coniche che anch'esse fungono da serbatoio quasi per le prede. Quindi il ragno riesce anche a nascondersi in queste sorte di cavità coniche, ma
queste cavità coniche, per così dire della ragnatela, raggiungono anche delle temperature molto alte. Il ragno non riesce a starvi a lungo se la temperatura è troppo alta, 40-45 gradi, allora deve spostarsi più in basso di qualche centimetro per avere una temperatura più fresca. Ecco, qui vedete come i ragni formano questo filamento setoso con cui fanno la ragnatela. Non voglio addentrarmi in troppi dettagli tecnico-scientifici, ma voglio dire soltanto, per confermare anche uno degli elementi citati da Thomas, dire che ci sono tantissimi tipi di ragnatele con tantissime forme, stili, dimensioni, possono essere a due dimensioni, tridimensionali, possono essere tra gli alberi oppure fatte anche in varie modalità. Qui vedete alcune rappresentazioni schematiche di varie modalità di tessitura di una ragnatela. Cos'è che rende le ragnatele appiccicose? Abbiamo innanzitutto una sorta di seta appiccicosa, per l'appunto, che diciamo in realtà non è collosa, ma funziona più come il velcro. Ci sono questi frammenti, questi microfilamenti che sono combinati insieme, che fanno sì che ci sia questo effetto di velcro. Non so se riuscite a vedere da queste immagini ingrandite delle ragnatele che in realtà la ragnatela vista da vicino appare come molto spessa, proprio perché viene tessuta con tutti questi microfilamenti, proprio quasi come un pullover che è fatto di tantissimi fili. E quindi vedete che i ragni poi sono riusciti a inventare, per così dire, questa seta collosa, appiccicosa, che è composta anche da questi globuli appiccicosi semiliquidi che fanno sì che, inglobati ai filamenti, rendano la struttura quindi diciamo appiccicosa. E questa è un'invenzione, diciamo, più recente, per così dire, dei ragni. Recente per modo di dire, perché risale comunque a milioni di anni fa, quando i ragni nella loro evoluzione appunto hanno avuto questo sviluppo, e abbiamo tracce che risalgono davvero a milioni e milioni di anni fa, con rinvenimenti che risalgono a epoche molto addietro. Quindi quando dico recente è tutto relativo. Vedete a destra una ragnatela che è invisibile agli insetti perché è sottilissima. Rappresenta quindi una strategia molto efficace per catturare prede. Ci sono poi tantissime variazioni, modifiche delle varie tipologie di strutture. Vedete che ci sono anche delle forme di decorazione nelle ragnatele che rappresentano una grande varietà di appunto modifiche. Ci sono molte teorie su queste decorazioni, anche sulle loro tipologie. Ecco, senza entrare troppo nei dettagli, ci sono alcune teorie. Da un lato, che queste decorazioni attraggono le prede perché riflettono anche la luce ultravioletta e molti insetti sono attirati dai raggi di luce ultravioletta. Altre teorie invece affermano che in questo modo i ragni evitano di essere catturati da dei predatori. E qui appunto ho un'immagine di un libro molto famoso in cui c'è questa immagine con appunto su Charlotte Webb. Ci sono anche delle ragnatele molto molto piccole di forme triangolari che sono comunque molto efficaci per catturare le prede. Ci sono anche ragni che fanno delle ragnatele di pochissimi fili e anche qui cerchiamo di capire al meglio come possono funzionare, sebbene siano così semplici. E poi ci sono le ragnatele tridimensionali, quelle proprio su cui si è concentrato Thomas nel suo lavoro. Qui c'è una struttura molto complessa. In questo caso abbiamo una struttura orizzontale, vedete, con questa sorta di forte tensione tra i poli che creano questa forma triangolare. Vedete che esteticamente e visivamente sono strutture molto
molto belle, anche molto complesse, ai ragni serve molto tempo per crearle, e qui vediamo come viene realizzata concretamente. Questa è una bellissima, ecco, voglio ricominciare da capo per mostrarvi bene questa ricostruzione. Samuel Choke, mio collega, ha seguito proprio le traiettorie compiute dal ragno per costruire questa ragnatela, e prima c'è la struttura orizzontale, poi la struttura radiale, poi quella spirale, poi la parte sopra e la parte sotto. Quindi vedete come il ragno costruisce la struttura, vedete che l'ultima parte che viene fatta è quella rappresentata dalle traiettorie in verde. Queste ragnatele tridimensionali rappresentano un altro vantaggio, perché permettono a ragno anche di creare delle colonie, dei gruppi sociali. Qui vedete una colonia tipica, e mi piace fare un confronto fra questa colonia e un condominio. Vediamo che ognuno, diciamo, ha il suo appartamento, il suo alloggio, proprio come in un condominio. E credo che in Italia nei condomini ci sia molta interazione fra vicini, a volte sono interazioni amichevoli, a volte meno amichevoli, succede dappertutto, però c'è molta interazione, quindi un'altra analogia fra ragni e esseri umani. L'altro livello di socialità che vediamo è un pochino più complesso e anche più difficile da spiegare, poiché qui vediamo invece dei ragni che vivono in un nido unico e quindi devono essere molto amichevoli tra di loro per poter cooperare innanzitutto nella costruzione di questo mega nido. E credo che questo sia più simile a un kibbutz o a una comune, o almeno quello che erano i kibbutz in Israele prima che fossero recentemente privatizzati, quindi in cui bisognava davvero lavorare insieme per il bene comune. E non è un caso che vi mostri qui un'immagine di donne che lavorano insieme, perché anche come Tomas e Marinella hanno detto, ecco, sono sempre le donne, anche le femmine dei ragni che lavorano insieme, quindi vediamo che ci vogliono almeno una decina di femmine per creare questa struttura. I maschi non fanno in realtà niente e fondamentalmente sono solo, diciamo, degli strumenti di riproduzione, perché così si possano generare più femmine, e quando la colonia è grande a sufficienza, cosa fa una femmina? Quindi cerca un nuovo luogo dove creare un'altra colonia. Quindi queste colonie, diciamo, sono fortemente improntate alle femmine, e quindi c'è questa forma quasi di matriarcato, e una forma anche di matriarcato un po' incestuosa, perché sono tutti parte della stessa famiglia. E anche questo è un aspetto molto interessante della vita dei ragni che non ho tempo di sviluppare adesso. Queste immagini invece vi mostrano che i ragni sociali, a differenza di quelli che vivono nelle colonie, quindi la relatrice rallenta un po' lo ritmo di eloquio. Quindi a sinistra vedete una femmina che sta, diciamo, mangiando una mosca. A destra invece vedete un gruppo di ragni sociali che hanno catturato questo grande bruco e appunto devono cooperare per gestire questa grossa preda. Quindi la cooperazione richiede molta interazione tra gli individui, e questa cooperazione basata proprio su questa vita di gruppo ha dei vantaggi
e vediamo anche i vantaggi concreti che derivano da questo, quindi il fatto di poter catturare più prede più grandi, avere più cibo e anche difendere meglio tutto il gruppo, perché ci sono più individui che sono disponibili per la difesa. Dal punto di vista degli svantaggi, visto che queste colonie sono piuttosto ampie, sono anche più visibili ai predatori, quindi ci sono più minacce alla colonia stessa. Un altro elemento è il fatto che questo sistema riproduttivo, diciamo incestuoso, fa sì che le malattie possano diffondersi rapidamente tra una colonia e l'altra. È quando, un po' come quello che succede a scuola, quando un bambino si ammala in una classe e poco tempo dopo tutti si ammalano e anche tutti i vari parenti a casa si ammalano. Qui vedete le specie su cui mi sono concentrata e sono ragni sociali che si trovano per lo più in Sudafrica e in India. Qui vedete alcuni dei miei studenti che stanno studiando un bellissimo nido di questi ragni sociali. Qui vedete un collega. Ma di solito facciamo molto lavoro di ricerca sul campo, in particolare su alcuni tipi specifici. E abbiamo qui creato una sorta di tunnel del vento e possiamo studiare il comportamento dei ragni sottoposti a forte vento e vediamo come appunto cercano di aggrapparsi con le zampe e con i filamenti di seta, cercano quindi di, diciamo, aggrapparsi, di fissarsi e anche di scorrere su questo filamento che creano. Vedete qui delle femmine che sono in cima a una ragnatela, hanno proprio l'addome rivolto verso l'alto, stanno producendo il filamento setoso e quando magari c'è una raffica di vento mettono in atto questa strategia del cosiddetto ballooning. Non voglio mostrarvi dei grafici, ma questo ve lo devo mostrare assolutamente, perché nel 1987 Matt Greenstone, un collega, ha catturato un grosso ragno che stava facendo il ballooning e ha misurato il peso e ha scoperto che c'era una costante nel peso di questi ragni che era sempre al di sotto di circa 2 mg. Quindi c'era una costante di peso molto importante. Sono stati fatti dei calcoli e si è scoperto che in proporzione questi ragni erano in grado di, diciamo, sollevarsi con questa tecnica in una modalità che, se riportata a un modello umano, avrebbe implicato uno sforzo incredibile, sovraumano. E quindi si è visto come questi filamenti che vengono creati in questo momento della tecnica del ballooning permettono ai ragni davvero di mettere insieme una forza che va al di là delle loro capacità e possono quindi spostarsi molto agilmente e molto velocemente. E qui vedete un'immagine che, quando l'ho vista, mi ha ricordato proprio questi ragni che mettono in atto questa pratica del ballooning. Ho interrotto un secondo, Yael, perché mi piacerebbe che tu dicessi qualcosa su questo lavoro, perché qui c'è anche un altro modello, che è quello della nuvola, che tu metti in campo. Se vuoi dire solo qualcosina, in modo da seguire meglio questo... Proprio giusto due parole su questo lavoro, no, che è diverso da quello della ragnatela. No, mi piace perché Yael, quando parla, tipo, sempre dico, ma cosa avranno a vedere i ragni con i balloons, no? Ma allo stesso tempo, tipo, dopo tu scopri che, tipo, i ragni se stessi fanno questa attività che si chiama ballooning. E dopo, anche parlando con
anche con Peter, quando avevamo queste conversazioni, dice: ma c'è un altro animale che non sia sviluppato fisiologicamente, come per esempio un uccello, no, che ha sviluppato le ali, che ha la capacità di volare una distanza così lunga non avendo sviluppato, no, è più come l'uomo, no, che abbiamo, no, il paragliding o sailing o something like this, no? E mi piaceva questa relazione di essere in un medio nel quale la datazione non è così diretta, no? Per esempio non lo vedi così specificamente, no? Come puoi riuscire ad avere una cosa in relazione all'altra. Ma l'altra cosa anche generale, che non so se Yael dopo arriva, è the strength of the spider seal, no? Maybe then later voglio we'll parlare anche talk, della oh, forza dei ragni, exactly, non so se Yael ne parlerà, like, you know, perché like when we see appunto now how vediamo, you know, non so se construction ne parlerà kind of nel sale, dettaglio, also, vediamo, you know, questa grande be able capacità to build this kind dei of, ragni nella costruzione di queste ragnatele, anche nello spostarsi con questa tecnica del ballooning, quindi space, non so se magari puoi dirci qualcosa di più sulla forza dei ragni. Bene, un ottimo suggerimento, grazie. So actually this is really close to the end of what I have to say and sono quasi giunta al termine, diciamo, del mio breve intervento e torno al tema dell'evoluzione, poiché tutte queste forme, queste strutture vengono create attraverso un processo di selezione naturale che rappresenta il grande contributo di Charles Darwin e anche di Alfred Wallace, che appunto hanno teorizzato la teoria evolutiva, e Theodosius Dobzhansky, un altro grande ricercatore, ha dichiarato che niente in biologia ha senso se non nella luce e nel contesto dell'evoluzione. Quindi il messaggio con cui vorrei lasciarvi potrebbe essere rappresentato da una citazione di un altro grande biologo, E.L. Wilson, che ha dichiarato che un processo che adesso è in corso richiederà milioni di anni per modificarsi, e in particolare fa riferimento alla perdita della diversità genetica delle specie attraverso la distruzione degli habitat naturali. E dice quindi i nostri discendenti dovranno perdonarci, e qui fa chiaramente riferimento alla biodiversità, che è proprio il frutto, il risultato dell'evoluzione, ma ci sono tantissimi processi in corso, tantissime attività in atto sul globo terrestre che stanno causando una riduzione della biodiversità. E davvero il problema non è il fatto di avere una specie di ragni in meno o 10 specie in meno oppure una certa specie di tigre o di elefante. Il problema è che la perdita di biodiversità implica una perdita di potenziale evolutivo. Perdiamo quindi il potenziale di rispondere in modo evolutivo a un cambiamento di condizioni. E.L. Wilson ha fatto questa dichiarazione molto negativa. Non voglio concludere con una nota negativa. In passato il potenziale evolutivo è stato perso a forti livelli, abbiamo perso i dinosauri, e questa è stata una transizione di proporzioni straordinarie. Quindi forse questa perdita di diversità a un certo punto provocherà un'altra importante transizione. Non abbiamo idea di dove questo ci porterà. Questo è un cambiamento la cui entità non siamo in grado ora di prevedere. Vi ringrazio molto dell'attenzione e di nuovo per avermi invitato. Allora, una cosa importante da dire del lavoro di Thomas, che abbiamo visto anche attraverso l'analisi molto interessante
che ci ha appunto, attraverso cui ci ha condotto Yael Lubin, è il fatto che il suo lavoro non è autoreferenziale, cioè si riferisce solo al mondo dell'arte. Questa è la sua forza e la sua visionarietà, e che mette in campo una composizione non solo a livello modulare di strutture installative, scultoree, aeree, che rinegoziano la nostra posizione e, nello spazio, nel tempo, e le nostre esperienze percettive, perché questo è quello che fa principalmente il lavoro di Thomas Saraceno, ma che mette anche in campo un dialogo, uno scambio proficuo con altri ambiti delle conoscenze umane, e uno di questi è la filosofia della scienza. E quindi abbiamo invitato, per arricchire questo nostro appunto questo nostro dialogo, perché di un dialogo si tratta, Armando Massarenti, che appunto ci parlerà del lavoro di Thomas e soprattutto del rapporto tra arte e scienza dal punto di vista della filosofia della speculazione. Ecco, intanto grazie, grazie a tutti di essere qui. Io non conosco sufficientemente a fondo il lavoro di Thomas, però tutto ciò che ho visto, che ho conosciuto, mi fa pensare a quanto sia produttivo questo rapporto tra arte e scienza, che in realtà non è una novità, perché se noi guardiamo a molta storia dell'arte ci rendiamo conto che da sempre esiste un dialogo molto produttivo tra arte e scienza. Pensate soltanto a Galileo Galilei. Galileo Galilei era un artista, forse non tanti lo sanno, ma basta vedere i suoi disegni per rendersene conto, e soprattutto aveva frequentato le stesse scuole del disegno, dove aveva imparato l'arte della prospettiva, ma soprattutto la teoria delle ombre. Ora, Galileo non avrebbe mai fatto una delle scoperte fondamentali della storia dell'umanità, cioè che la Luna è fatta di montagne, se non avesse imparato una tecnica artistica, cioè la tecnica che gli permetteva appunto di disegnare le ombre. Tant'è che altri scienziati nella stessa epoca guardavano con strumenti molto simili la Luna e non vedevano altro che macchie, e disegnavano la Luna con delle macchie, perché non avevano quella conoscenza che aveva Galileo. Ora, quindi questo per dire che il rapporto arte e scienza è un rapporto molto molto produttivo da sempre e riguarda la conoscenza. Allora, noi abbiamo assistito negli ultimi decenni a una declinazione, a varie declinazioni del rapporto arte-scienza, e devo dire che non sempre sono molto soddisfacenti dal punto di vista dell'aspetto conoscitivo, e qualche volta tendono anche un po' a confondere le acque. Quello che a me piace molto di quello che ho ascoltato oggi è, per esempio, che si dà una buona rappresentazione della scienza e si riesce anche, questo lo dico un po' tra parentesi perché l'aspetto dell'evoluzionismo non è secondario, tra l'altro un aspetto che spiega anche molto bene certi modi di procedere di Thomas, noi troppo spesso, quando passiamo da un ambito che sembra scientifico a quello che sembra umanistico, cadiamo in una serie di fallacie appunto di tipo umanistico. Una di queste è quella di non riuscire a prendere sufficientemente in considerazione le teorie dell'evoluzione, cioè quella idea che è stata così bene espressa poco fa, che niente a livello della biologia e della descrizione dei processi biologici ha senso se non alla luce dell'evoluzione. Però l'evoluzione è qualcosa di fortemente controintuitivo. Quindi tutto il lavoro di Thomas è molto più controintuitivo addirittura di quello di Galileo, cioè nel senso che Galileo comunque aveva a che fare con il mainstream della storia dell'arte, che sarebbe durato poi altri secoli, cioè rappresentiamo in cui erano alleate scienza e ovviamente, no? Scienza, o meglio le modalità diciamo filosofiche di fondo della scienza e dell'arte, era: noi dobbiamo rappresentare al meglio la realtà. Non c'era neanche tanto romanticismo, peraltro, prima appunto che arrivasse il romanticismo nel rappresentare la realtà, era una visione naturalistica della realtà. Ecco, cosa c'è di diverso in queste forme nuove, no? di rappresentazione tra arte e scienza? C'è una cosa che tra l'altro aveva già intuito Paul Klee. Paul Klee aveva scritto un saggio molto bello in cui diceva: noi dobbiamo passare dalla rappresentazione della realtà alla rappresentazione delle funzioni che descrivono la natura. Anche quello era una forma di naturalismo, una forma di un tentativo di descrivere, ma intuendo che appunto
c'è tutto un altro aspetto della scienza che riguarda appunto la funzione o la funzione anche degli oggetti che noi descriviamo, che non riguarda il modo diretto di rappresentare la scienza. Allora qui arriviamo a tutte le cose che abbiamo visto, a parte che sentire il web, no? Il web che sono le ragnatele, è chiaro che ci fa venire in mente anche immediatamente qualcosa che ci è molto familiare, cioè il web nel senso della rete di internet, no? Ma in realtà i processi lì sono molto simili, cioè ci sono dei nodi, no? Ci sono delle diramazioni, non c'è una gerarchia, ecco, anche questo a me piacerebbe capire, no? Fino a che punto poi queste metafore possono essere portate avanti e fino a che punto valgono, fino a che punto non valgono, però gli spunti sono veramente tanti e quello che a me ha colpito è proprio il modo di procedere di Thomas, cioè che è un modo scientifico, cioè nel senso che lui vuole rappresentare una certa cosa, vuole rappresentare peraltro un'idea filosoficissima, quella immagine che hai fatto vedere all'inizio dello specchio, dello specchiarsi nell'acqua, quando tu dici qui facciamo come farebbero, come è come se avessimo un sistema sensoriale tipo quello dei ragni. E qui rimandi a tutta una discussione filosofica molto importante, c'è un famosissimo saggio degli anni 70 di Thomas Nagel che si chiamava Che cosa si prova a essere un pipistrello, non che cosa significa, ma cosa si prova, cioè noi possiamo renderci conto, cioè, qui c'è tutta una questione appunto dei cosiddetti qualia, no, in filosofia, noi possiamo pensare realisticamente di poter provare che cosa prova un pipistrello. Nagel concludeva che non potevamo, no? Appunto perché il nostro sistema percettivo, il nostro fisico è talmente diverso. Ecco, devo dire che le cose che fa Thomas ci fanno pensare che un pochino però riusciamo a pensare cosa, non dico cosa prova un ragno, ma però insomma riusciamo a avvicinarci molto, come peraltro facciamo anche con i pipistrelli, sappiamo che hanno un radar, sappiamo che e quindi possiamo rappresentare attraverso l'arte qualche cosa che è di profondamente scientifico, no? Cioè qualche cosa che ci fa capire come si comportano i ragni. Peraltro sapere che esistono dei ragni che sono degli animali sociali, e anche questo è abbastanza sorprendente, e usarlo in quel modo, come ci ha fatto vedere, no? Cosa che magari a uno scienziato non sarebbe venuto in mente, no? Di sovrapporre diverse tipologie, specie di ragni diverse, che hanno magari socialità diverse, vedere cosa viene fuori. Chissà, magari ha anche un interesse. In fondo la scienza, come l'arte, è fatta di sperimentazioni che a volte sembrano completamente assurde, ma che in realtà portano da qualche parte. E anche qui il rapporto tra arte e scienza è interessante, perché ci sono casi in cui gli artisti effettivamente hanno fatto scoperte che poi sono state accettate, e anzi, per cui gli scienziati hanno ringraziato sentitamente, ma basta pensare a Escher, no? Tra l'altro, cioè Escher ha scoperto delle modalità di costruzione dell'immagine che i matematici non avevano mai, aveva anche un fratello matematico peraltro, ma le ha scoperte lui però facendo delle cose artistiche. C'è un altro artista italiano, si chiama Saffaro, che ha scoperto dei poligoni, sapete uno dei problemi della matematica è quello di scoprire delle forme nuove, ecco qui c'è tanta matematica, topologia, non saprei, cioè ci sono tante scienze che potrebbero essere implicate, no, nel lavoro che tu stai facendo, spazializzazioni di vario genere, non è solo una questione di bidimensionale, tridimensionale, è anche una questione di, secondo me, di come si costruisce lo spazio strategicamente, cioè perché i ragni, e questa è una domanda che anzi vi vorrei fare, io poi vorrei fare più domande che non riflessioni, ma cioè come costruiscono lo spazio questi ragni? Cioè hanno già in mente tutta la ragnatela che loro stanno facendo? Mettiamo il caso più semplice, il ragno individualista, no? Che quando fa una ragnatela, che cosa ha in mente? Ce l'ha già in mente prima o è una costruzione strategica, no? Per cui poi si comporta in maniera diversa a seconda di quello che trova. Ecco, quindi insomma anche questo implica certe nozioni che riguardano, la spazializzazione, l'idea di algoritmo, no? Probabilmente tu evocavi prima i frattali, se è un frattale, mettiamo che la ragnatela sia un frattale, è costruita attraverso una regola che si ripete probabilmente costantemente, quindi da lì nasce poi una forma che ha una certa regolarità, si pensi alle foglie o a tante cose, tanti fenomeni naturali vengono spiegati effettivamente in questo modo. Prima stavo evocando Saffaro, no, per dire delle scoperte che si possono fare, e anche qui probabilmente se uno va avanti liberamente senza pensare che magari alcune cose per gli scienziati non hanno molto senso, ma
però hanno senso se tu vuoi costruire un'opera d'arte, no? Tu vuoi costruire quella struttura lì e quindi magari a questo punto la scienza ti serve per costruire quella cosa e ti ingegni nei vari modi come hanno sempre fatto gli artisti. E gli artisti ingegnandosi hanno fatto scoperte, dicevo di Safaro, che ha scoperto dei poligoni semiregolari che gli matematici non avevano mai scoperto. Sapete, ci sono i poligoni regolari di Platone, quelli famosi di Pacioli, poi ci sono tutti quelli stellati, quelli che sono semiregolari, ma è difficilissimo scoprirne uno nuovo, no? Sono forme. Ebbene, nel Novecento questo matematico, proprio perché si è messo lì a fare delle forme diverse con problemi suoi che erano di tipo artistico, ha scoperto, quindi ha fatto una vera scoperta scientifica. Ecco, io mi auguro che anche tu, in questo tuo modo, possa fare delle vere e proprie scoperte. Cioè, quindi l'arte e scienza possono avere una funzione, una di tipo educativo, nel senso, nel caso migliore, spazzare via alcuni equivoci che ci sono sulla scienza e quindi dire anche cose molto controintuitive, cioè dire che, per esempio, se si riuscisse a dire direttamente alla scienza che quanto è importante l'evoluzione, quanto sono importanti queste forme peraltro non finalistiche, no, di ragionamento, l'evoluzione è questo, ci dice, no, sostanzialmente. Peraltro, un'altra cosa che dico tra parentesi è che l'evoluzione ci dice anche che non è vero che, come nella Vulgata, secondo cui esisterebbe il darwinismo sociale, no? Che quindi un individualismo sferrato. Qui abbiamo capito benissimo che anzi si sopravvive meglio in molte situazioni attraverso la socialità. Peraltro l'uomo, diceva Darwin, proprio nell'Origine dell'uomo, ha successo come specie proprio perché è una specie sociale, non certo perché è una specie individualistica come invece le caricature del darwinismo, no? Ci hanno fatto credere per moltissimo tempo. Quindi, insomma, eliminare pregiudizi, ma anche costruire forme di conoscenza e quindi forme di arte che poi creano una vera interazione. Lo abbiamo visto, la collaborazione che tu hai con gli scienziati è molto produttiva e probabilmente produce idee nuove anche per gli scienziati con cui tu lavori. Ecco, ma queste sono riflessioni, ma soprattutto sono domande. Cioè c'è un po' questo tuo modo di operare? Sì. No, sì, una cosa che io forse... mi piacerebbe chiarire che forse è una classificazione, no, questa cosa che questa differenziazione tra discipline è anche forse a volte per me perlomeno troppo classica, diciamo, è troppo l'artista che riesce, no? Per me più che altro, e forse Marinella anche in un punto, è per quello che mi sembra che siamo qui, no? Nel momento che anche succedono le cose, anche tipo potrei dire chiaramente, no? Ci sono quattro scientific paper, come si dice? Sì, cioè documenti scientifici estratti. Scientific saggi. Paper, saggi scientifici. Allora, c'è un giapponese scientifica che sta scrivendo, è una cosa molto divertente perché tu nel mondo della scienza, okay. Allora, la prima cosa era dire, vabbè, molte delle cose che scopriamo si fanno, vado avanti, le faccio col dialogo. È veramente tipo, Iaele, oggi qui ci beviamo un caffè, pensiamo su una cosa, pensiamo sull'altra cosa, e alla fine, adesso per esempio, uno degli esperimenti che stiamo facendo assieme, forse, o che forse io seguo perché ho un interesse che segue una certa prospettiva e loro hanno interesse su un'altra, per esempio stiamo misurando, cercando di capire per esempio la musica che il ragno maschio fa per attraere nel momento dell'accoppiamento alla ragna che è sul centro del ragno. Allora lui si mette sul bordo della ragnatela e suona la musica. E oggi Yael diceva, ma nella specie della vedova nera perde anche il 10% del suo peso, per un'ora sta a suonare la chitarra, no? suona, fino a che la ragna si rende conto che è il momento dell'accoppiamento, vanno e si accoppiano, dopo li uccide, non serve più niente, no? L'uomo è come... Allora dico, abbiamo cominciato adesso una collaborazione che Yael ci ha introdotto, perché c'è sempre questa cosa che anche attraverso del testo di Bruno Latour su questa cosa di quanto la reverberazione di una corda influisce attraverso della biforcazione tra un nodo e l'altro nodo e l'altro nodo. Allora una cosa forse molto più facile da capire anche questa connessione in questa rete, io dico sarebbe ottimo cercare di suonare in un strumento, no? Ma fare un strumento che 200 persone possano suonare lo stesso strumento.
Allora quando vado all'MIT anche, che per l'altro anche adesso tutti questi scientific paper, per esempio ce n'è uno in Giappone che è un matematico che si chiama Adrian? Robert Sinclair, che lui, allora vada Samuel Chockel, è molto bella, per esempio io vorrei anche, mi pongo un po' rompi, no? Come si dice, perché sono un rompivalle, no, sulla profondità scientifica su le cose. Per esempio Samuel Chockel e la definizione di oggigiorno, quello che abbiamo visto che Yael ha fatto, è facendo il tracing o è la costruzione della ragnatela attraverso il movimento del ragno. Adesso il problema che ha Samuel Chockel quando ci fa vedere questa rappresentazione è che sempre il movimento del ragno non sempre è lo stesso che la costruzione finale della ragnatela, perché il ragno va da qua fino a qua ma non costruisce una linea ausiliare, dopo riesce a attraversare, dopo se la mangia e dopo ne fa un'altra, quindi il movimento non è lo stesso riflesso della ragnatela, quindi lì c'è un problema, primo. Poi tutti gli studi che si sono fatti erano sempre bidimensionali, quindi noi abbiamo riuscito attraverso una collaborazione e un dialogo con le altre scienze a riuscire a costruire questa macchina da poter scanalizzare. Allora, per un lato c'è Robert Sinclair e dall'altra parte c'è Marcus Buehler from MIT, che adesso lo sto cercando di fare e di vedere, è una cosa che lui scrive un libro che si chiama Biometronics. Allora lui studia in differenti scale, tra una cosa molto molecolare, molto piccola, nanoscale, a una cosa come la resistenza di una ragnatela tridimensionale, quindi gli butta una pietra. Questi esperimenti sono sempre stati fatti, ma in una cosa bidimensionale, diciamo, delle ragnatele, mai in una cosa tridimensionale. Allora ci sono un sacco di questi, ma uno dei punti che mi sembrava che di voler fare, e come anche io mi innesco abbastanza con Peter Jäger adesso, poco a poco la conversazione con Yael, forse anche ci sono momenti sì che dico vabbè, voglio fare questo e io lo faccio, non mi frega niente cosa che fanno gli altri, pensano se va bene, se va male, ma io cerco in qualche senso di andare incontro, no? Di dire vabbè, Yael, quale sarebbe qualcosa interessante che ti sembrerebbe anche su questa ricerca che faccio io, i punti di connessione che, per lo quale possiamo anche costruire qualcosa assieme. No, sempre questo, no, e anche glielo domando ai ragni, no? Gli metto un ragno solitario, dopo lo metto via, gli metto un semisociale o un super sociale ragno e dico fai qualcosa sull'altra ragnatela, no? Vediamo come lo costruisci. No? Allora dico, sono domande che sì, e dopo mi dice a me, mi dice ma Tomas, questa roba veramente sulla scienza, ma dopo vai all'esposizione, quello non l'ha vista lei, no? Dopo un'altra cosa, per esempio, questa cosa che dicevo prima, la relazione tra l'origine dell'universo e la ragnatela, quella cosa che a me è sempre questa analogia che l'uomo sceglie, è spiegare una cosa che noi sappiamo, il 96% non lo conosciamo, perché il black matter and dark energy, no? Il 4% di tutto quello che abbiamo messo i nomi sono l'idrogeno, l'elio, i pianeti, la Terra, ma quello rappresenta solo il 4%. Il 96% non sappiamo, e questo black matter. Allora, l'analogia che noi cerchiamo di spiegare è sempre questa ragnatela tridimensionale. Allora, quando io mi faccio la domanda e dico, ma andiamo a vedere questa ragnatela tridimensionale, e mi scopro che nessuno l'ha guardato con attenzione. È quasi come un'analogia tra... potresti aver utilizzato una teologia che perlomeno ne sai qualcosa, no? Ma scegli una geologia che ogni tanto è in ogni casa, in ogni angolo della nostra casa, ogni tanto vedi un ragno tridimensionale, proprio dico questo sforzo di essere, di scegliere qualcosa che anche se è vicino nostro completamente ne sappiamo così poco forse come l'universo oggigiorno. Vabbè. Ma scusa, però adesso la curiosità allora è di sapere che cosa Yael pensa e se può trarre delle riflessioni di tipo scientifico da questi bizzarri esperimenti che lui ci ha descritto, cioè questa cosa di mettere insieme delle specie sociali diverse, cosa viene fuori? Magari delle intuizioni, delle nuove linee di ricerca, che ne so, dei programmi di ricerca completamente inediti. Yes, indeed. Sicuramente. Quando ho incontrato Tomas nel suo studio abbiamo cominciato a parlare di queste ragnatele, abbiamo dato vita a una discussione molto interessante, anche molto tecnica, ma poi ci siamo addentrati anche su idee più generali, anche più esoteriche direi.
E quando Thomas ha detto: che cosa succederebbe se mettessi questo ragno sulla ragnatela fatta da un altro ragno, come reagirebbe, cosa costruirebbe? E gli ho detto: ma questo ragno vive in America del Nord e quest'altro vive in Sudafrica, quindi non potrebbero mai incontrarsi nella vita vera, non ho idea di come reagirebbero. Questo è un esperimento, è un esperimento che è affascinante, anche se io magari non lo tenterei mai, e il risultato è molto interessante, sicuramente non solo bellissimo da un punto di vista artistico, ma mi ha dato davvero spunti per idee e aspetti che dovrei indagare, soprattutto quando studio le interazioni tra individui, rispetto anche al trattamento reciproco, all'interazione reciproca. Quindi il fatto che possano davvero incontrarsi o meno nella vita vera non è questo che conta, perché comunque da un esperimento di questo tipo si può imparare molto. Quindi vediamo la scienza che è ispirata dall'arte. Sicuramente, e rispetto anche alla domanda che lei ha posto su come viene gestito lo spazio nella costruzione di queste ragnatele, questo è un altro punto molto interessante, perché come si vede nella tracciatura della costruzione della ragnatela che è stata fatta, c'è una certa regolarità, ma ciò nonostante, come in qualsiasi altra cosa che esiste nella natura, c'è un grande livello di compromesso, niente perfettamente regolari, che si tratti di una ragnatela bidimensionale o tridimensionale, comunque deve considerare l'ambiente circostante. E quando appunto parlo di evoluzione attraverso la selezione naturale, intendo proprio il fatto che la selezione naturale è fatta dall'ambiente, che l'ambiente sia fisico, ebbene intendo l'ambiente circostante, oppure l'ambiente può essere anche rappresentato da dei vicini, che siano quindi altri ragni o esseri umani, le cose non cambiano molto. Sì, diciamo che la maggior parte dei ragni che costruiscono ragnatele non hanno una buona capacità visiva. Quindi, come dicevo, è molto difficile capire appunto anche che cosa sente, cosa prova il ragno quando costruisce la ragnatela, perché non possiamo entrare nella sua testa, non abbiamo dei sensori, loro lavorano sulle vibrazioni. Quindi percependo le tensioni, le vibrazioni proprio dei fili. Come possiamo capirlo a fondo? Possiamo averne un'idea attraverso questa gigantesca ragnatela della vedova nera ricostruita da Thomas. Grazie Yael, ci hai dato delle risposte veramente molto interessanti, e magari proprio sulla base di tutte queste spunti, queste chiavi di lettura che abbiamo aperto, c'è nel pubblico magari qualcuno che vuole fare delle domande direttamente a Yael Lubin, a Thomas Saraceno, Armando Massarenti, approfondendo magari alcuni aspetti, perché è stato detto tanto, però appunto in una conferenza non si può arrivare a toccare, ad approfondire tutti gli aspetti che sarebbe da appunto discutere. Per cui se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. Adesso che la pioggia è finita. Ok, io direi che a questo punto possiamo effettivamente concludere questo nostro incontro. C'è qualcosa magari che vuoi, Tom? Faccio io una domanda che secondo me forse può essere interessante e curiosa per tutti. Cioè, a me incuriosisce molto questo. Questo atteggiamento di Thomas è artistico in senso lato ed è intrinsecamente artistico, ma il risultato, no? Cioè, lui pensa che la sua arte sia bella perché è bella poi da vedere esteticamente dopo, una volta che il risultato è stato raggiunto,
oppure la bellezza sta in questo processo che peraltro oggi abbiamo descritto in maniera piuttosto anche puntuale, cioè l'operazione artistica sta nel procedimento, nel procedimento che è anche, abbiamo visto, è anche conoscitivo oltre che costruttivo, no, eccetera, oppure il fruitore dell'arte passa poi a Venezia, vede la cosa e dice ah, deve dire ah che bello, deve essere stupito dalla bellezza, come dire, del risultato finale. No, sì, mi sembra sì, bellissima la domanda e rispondo tutte e due, no? Dico quando riesci a avere, ma mi sembra che una cosa che ogni volta siamo più coscienti, no? Dici, per esempio, quando tu adesso no, compri un legno, no? Tu guardi questo legno e viene col marchio, e questo legno è stato costruito, è nato in una foresta riciclabile, è stato fatto. Allora, io dico, ogni volta i materiali più e più cominciano ad avere una coscienza che ci parla della bellezza non solo estetica, ma la bellezza anche tipo storiografica, che riesce anche, e nella nostra coscienza poco a poco tipo anche la bellezza riesca a avere, ma mi piace questa idea di che vedi un materiale e già cominci a domandarti immediatamente e anche da segni di domandarti un passo più indietro, no? Allora dici, io sempre cerco, dico, è una delle cose belle con Yele e Adrian è andato a Israele, no? Alla fine costruisci tipo queste costruzioni di questa rete, alla fine quasi come cresce una famiglia per me, poco a poco, no? Ti fai amici qui, che là, che dopo vai avanti in una forma che anche è la bellezza se stessa. Se dopo anche viene un'opera bene, beh, ancora meglio, diciamo, ma sì, questo. Io vorrei appunto rispondere, perché è una domanda molto interessante che spesso mi viene posta quando si parla appunto di arte contemporanea, perché c'è un po' questa distanza a volte tra l'opera d'arte, l'artista e lo spettatore. Io trovo che il lavoro di Thomas sviluppi, cioè che il punto sia sul processo, ma soprattutto perché sviluppa un diverso tipo di percezione da parte dello spettatore, che diventa anzitutto partecipe, ma uno potrebbe rispondere, ci sono altre opere d'arte che sono partecipi, in cui lo spettatore è partecipa. Quello che voglio dire in realtà è che lo spettatore, quando entra nelle sue installazioni, cioè ci entra proprio fisicamente col corpo, quindi vengono attivati tutta una serie di sensazioni, di percezioni che noi normalmente di fronte a un'opera visiva bidimensionale, come può essere anche la fotografia, non mettiamo in campo, e questa è la differenza. E questa secondo me è anche la forza del suo lavoro, perché quando uno entra in queste ragnatele, oppure come nel lavoro di Milano, va sopra questa sorta di nuvola che ricorda una placenta, ci si arrotola, ci salta, ci cade anche, e quindi deve mettere in gioco, e qui proprio la definizione di gioco, un'opera d'arte che diventa gioco, come diceva anche Gadamer. E questo è importante, perché l'opera d'arte non è solo una questione di contemplazione mentale, è proprio un mettersi in gioco, e secondo me è una delle chiavi anche del successo del suo lavoro.